Cioè, vedendo loro, che cosa avete notato di particolare? Cioè, che cosa vi ha colpito? Non vi ha colpito niente? Io posso dire Che non cambiamo, non c'è una differenza neanche. cioè, lui Sì? paradossalmente non va meglio quando, Dove sale no, sì, però quando va veloce, Ma sì, è vero, quando mentre fa. invece se lo sezioni, gli fai fare un esercizio alla volta. Allora, io ho chiesto, cioè io ho visto un errore in voi che è molto comune, che però purtroppo non diamo mai per scontato. Per esempio, qualcuno di voi quando mette le braccia nuota meglio, quando, cioè il movimento globale è molto migliore rispetto a quello analitico. Per esempio, voi tre, uno, due, tre, quando aumentate la bracciata perdete quello che sono gli appoggi davanti. Non so se avete fatto caso, che nel momento di non più massima ampiezza il gomito non era più alto, non c'era più capacità di avanzare, ma era un continuo frullare quello che erano le braccia, no? Noi diciamo, in Gergo gergo tecnico. tecnico, diciamo frulliamo le braccia. In realtà non c'era più questa fase, cioè io ho aumentato la frequenza, ma è andato a discapito da quello che sono gli agganci, la presa, il gomito alto. Invece questo non dovrebbe accadere, io aumento solo la frequenza, ma non perdo quello che sono gli appoggi. Ok? Invece è costante questa cosa. E infatti poi dopo negli atleti si evidenzia questo, no? Cioè quella è la frase classica che il vostro atleta finita la gara di nuoto vi dice. Riuscivo a spingere. Non riuscivo più a spingere. Beh, cioè, proprio. Ma chi? Ma spingere chi? Cioè, perché devi spingere? I blocchetti di cemento, Perché? Perché loro nel massimo dello sforzo aumentano la frequenza e la frequenza non ti dà più la percezione di presa. E quindi E pensano, correggimi se sì. sbaglio, che è un discorso che gli manca l'allenamento a livello Cioè, infatti che ti dicono di forza. ero pieno di acido lattico, ero pieno di acido lattico, c'era un 1500 metri, l'acido lattico, la mo che l'hai smaltito, l'hai riprodotto, l'hai rismaltito, l'hai riprodotto, l'hai risintetizzato, sono pieno di acido lattico, cioè col braccio, sono pieno di acido lattico, e lo spingevo, sono le classiche frasi, perché molto probabilmente il problema nasce da noi che l'allenamento purtroppo è stato più indirizzato dal punto di vista metabolico piuttosto che da sentire queste cose, perché poi fondamentalmente se io sento mi analizzo, divento più cognitivo, ho più conoscenza, più capacità di interpretare quello che sono le mie capacità e abilità dentro l'acqua, ok? In base alla tua esperienza, qual è il primo esercizio che fai fare per imparare a tenere il gomito alto? Allora, facciamo tutti quanti la stessa cosa, dovete fare 25 metri o massimo 14 bracciate. Massimo 14 Sì. bracciate. Tiratevi, tagliate, fate quello che vale. Vai. 1, 2, 3, 4, 10 e 15 metri. Allora, non so se siete partiti insieme o no. 14. Allora, non arriva a 25 però. No, arriva a 25. E che era finita l'energia. Allora, cioè per esempio questo esercizio, no? Tu fai questo esercizio e già ti rendi conto da che punto, da che parti. Cioè qua, no? Ho fatto 14 bracciali e sarei arrivato a 15 metri. Considerando che c'è una spinta pari a 5 metri, non ho fatto 10 metri con 14 bracciali. Significa che il loro corpo non è stato completamente spostato. Ok? Quindi qua non è che ti preoccupi se il gomito è alto o il gomito è basso. Qua dovresti proprio iniziare
a riproporre quello che so proprio gli esercizi della scuola nuova, no? E volle. No, volle no, però. Però cioè, voi avete mai fatto, penso che avete fatto tutti gli ultimi giorni o tutti i nuovi? No. Io parlando più anni fa quando. Quindi tu sei giustificato, ok? Io ho fatto 35 anni fa. 35 anni fa. Sì? Amatore e tria, non è troppo calcio. Fatto 10 metri con 14%. Quindi come vedete, comunque cioè, a meno che non siete dei formatori della scuola triathlon e quindi li prendete da giovani, vi capitano, perché gli amatori vengono così, no? Chi ha il settore master, gli amatori, arriva tutta gente che è arrivata da un background completamente differente. Cosa gli proponi? Come lo aiuti? È difficile, perché poi non è semplicissimo. Allora, con il gomito alto, per esempio, ti accorgi di questa situazione, la situazione non è di quelle più rose, no? Inizi scomposizione del gesso. Adesso facciamo monolaterale, uso le gambe, il braccio che non si muove, braccio in basso, muoviamo solo un braccio. Quando avanziamo con la spalla in avanti e il braccio che si muove avanza, la spalla che si afferma sale fuori dall'acqua, mi aggancio, faccio il movimento, quando la spalla sale, la spalla che non si muove scende, e ritorno in avanti e la spingo bene in avanti, ok? Sentendo che il palmo della mano e l'avambraccio rimangono in appoggio con il gomito alto, quindi da vai. Questo esercizio è già un esercizio molto complesso. Se voi inserite il bombolotto su questo esercizio, gli rendete ancora più consapevoli del fatto che la mano deve rimanere appoggio, perché la propulsione, quel minimo che c'è di gambe, la andate a eliminare. Quindi con il bombolotto, questa fase qui, questa fase iniziale, presa, trazione e spinta, sarebbe ancora più accentuato e quindi capireste ancora di più questo movimento del gomito alto. Facciamo un altro esercizio, per esempio pugni chiusi, rimaniamo con i pugni chiusi, nuotata ampia, poche bracciate, ampia, poche bracciate, gomito alto, gomito alto, gomito alto, gomito alto, vai. Vai! Guarda le spalle che non sa, il carro di Bolognani che condivide. Ma che ci vede il carro? È un carro Tureschi, no? Una regalità mia, che sicuramente si faceva. Molto bello! No, adesso, perché non abbiamo, ricordiamoci di portare gli ausili di gamba, cioè, sì. Infatti non la segnava. Per esempio, con la paletta, Fabi poteva tornare da lungo la paletta, no? Io metto la paletta senza l'assico sotto, tengo il gomito alto, la paletta rimane completamente attaccata. Non c'è la paletta, cioè il gomito non rimane alto, la paletta se ne va via e si sfida. Per esempio, un altro esercizio
che vi può aiutare è sempre con le remate, faccio le gambe, faccio delle remate strette con il gomito sempre più alto e poi vado a fare la fase di spinta. Recupero sotto la pancia, remata, gomito alto e poi recupero. Vogliamo, dai, così lo sentite un pochettino.